Informazioni? La prima cosa che le voglio chiedere è: il presidente Raisi non ha quasi mai lasciato il suo paese. Questa è forse una delle prime, anche anzi evidentemente per ragioni di sicurezza. Questa è forse la prima volta, ma lei sarà molto più preciso di me, e ha deciso di recarsi in Azerbaigian, che vediamo nella nostra cartina, dove si stava inaugurando la creazione di questa diga. Ora, l'Azerbaigian, lo spieghiamo al nostro pubblico, è un paese storicamente alleato degli americani, da qui la ragione in qualche modo del mistero di un presidente che mai ha lasciato il suolo dell'Iran. L'unica volta che va, diciamo così, al confine fuori dal suo paese, io non sono complottista, però lei come la legge, professore? Buongiorno gentile David, tra l'altro penso che con lei insieme abbia avuto il merito di anticipare l'Azerbaigian, si ricorda che... Lei l'aveva detto, sì è vero. Esatto, ecco lì, perché l'Azerbaigian in realtà è un luogo in cui, oltre che agli Stati Uniti, sono presenti i servizi di sicurezza israeliani, come Israele ha utilizzato l'Azerbaigian come, insomma, controattacco all'Iran, alla Repubblica Islamica, che utilizza invece il sud del Libano. Quindi la questione che è molto interessante è quello che lei diceva: Raisi va in Azerbaigian, fa questo colloquio col presidente Aliyev e poi al rientro cade. È chiaro che possiamo benissimo pensare a un guasto, possiamo benissimo pensare alla questione meteorologica, ma non è sbagliato a livello di ipotesi, dato che Israele e la Repubblica Islamica sono in guerra, e l'abbiamo visto con voi un po' di settimane fa, che ci sia anche la terza ipotesi, che ci sia stato un sabotaggio. Non è niente sbagliato da dirlo. Chiaramente è una ipotesi sul piatto, diciamo, delle scelte che abbiamo. Ancora non possiamo dare una analisi precisa su questo. Abdul Mohamedi, possiamo anche aggiungere che, ho detto bene, Raisi non ha quasi mai abbandonato il suolo iraniano, è vero? Esattamente, un po' simile all'Ayatollah Khamenei, la guida suprema. Anche lui, sono tantissimi anni che non abbandona il suolo, perché queste sono figure che hanno anche delle condanne internazionali. Ricordiamoci che il presidente, l'ex ormai presidente Raisi, è condannato anche per crimini contro l'umanità, è stato parte della cosiddetta commissione della morte, quindi è responsabile dell'uccisione di molti iraniani giovani e non solo giovani, tant'è che, come lei ha visto, caro David, in l'80% di cui io parlavo tra ieri e oggi si è fatta vedere sui media, ma anche dentro l'Iran, quasi festeggiando la morte di un presidente che loro considerano il presidente della Repubblica Islamica, non il presidente dell'Iran, attenzione. Certo.